forse. Perché forse qualche novità c'è che può aiutare. Forse. Ma parli da qui, ti senti uguale, no? No, non cominciamo a fare. Siamo tutti soli. Microfono, al microfono, Daria. Mi rispondo in 3 minuti. Le tecnologie pretendono la tua presenza sul palco. Passo. Allora. Va bene che sono piccina. Devo poter uscire. Dunque. Devi spingere il bottone. Sì. Questo dimostra che anche se non ci sentiamo spessissimo, i problemi che affrontiamo sono più o meno gli stessi, perché anche a Livorno, insomma, città provinciale molto diversa certo dal contesto milanese, abbiamo quasi esaurito gli strati di morosità colpevole e adesso ci troviamo con strati di proprietari incolpevoli che non riescono a pagare il mutuo, comunque stanno messi nel modo che, come descriveva il compagno Milano. Lascio, mi spiace perché volevo dire due cose anche sui trascorsi stati invece degli inquilini incolpevoli, perché a noi ci è andata abbastanza bene, nel senso che di 3.500 famiglie hanno perso il lavoro, 1.000 hanno fatto domanda alle case, al comune, sono arrivati ai sindacati e 600 sono stati sistemati, 300 sono in occupazione, ma diciamo occupazione protetta, forse è il termine migliore che posso usare, nel senso che sono monitorati dagli uffici casa dall'inizio, perché voi mi ricordate che abbiamo avuto i 5 Stelle che su questo sono stati molto vicini ai sindacati casa, quindi non hanno rischiato scomperi e ora pian piano stanno avendo le case popolari perché sono tutti, come dire, hanno tutti i titoli, quindi è una questione di tempo che ovviamente a 300 famiglie non è messo in casa di un giorno. Ecco, per quel che riguarda invece i proprietari, i morosi incolpevoli, dunque noi ci siamo accorti che la legge 124 che tutela gli inquilini incolpevoli non copre minimamente. E allora al momento cosa è stato fatto? Quello che è stato fatto, attenzione, anche a Bologna, ad esempio. Cioè il comune, spero che la nuova amministrazione lo continui questa cosa, ma per ora il fondo c'è ancora. Il comune ha messo dei soldi propri, a Bologna credo anche la regione, e praticamente si fa come per gli inquilini morosi, stessa identica procedura, solo che anziché se utilizzare i fondi del 124, che a Bologna sono tanti, sono 700.000 euro, un vero peccato che non possiamo usarli. Ripeto, con questi fondi comunali la mia commissione lavora sui proprietari incolpevoli come sugli inquilini incolpevoli, solo che non utilizziamo il fondo nato del governo della 124, ma fondo comunale, quindi lo possiamo usare come si pare, perché non è soggetto alle regole. Voi sapete che la legge 124 prevede famose tre misure, ti do 12.000 euro se ti trovi un affitto per conto tuo, eccetera, ti do 8.000 euro per pagare il proprietario il debito purché abbassi l'affitto in maniera sia compatibile, pago il padrone di casa perché ti tengo in casa altri 3-4 mesi, si chiede l'invio dell'esecuzione e ti avvio alla casa popolare. Queste tre misure sono possibili da applicare anche ai proprietari esecutati solo se, ripeto, i fondi non vengono dalla 124, ma sono locali, cioè del comune, della regione. Ripeto, noi lo abbiamo a Livorno, abbiamo istituito e che io sappia sicuramente anche a Bologna c'è. Il problema che sollevava il compagno, che è quello veramente grosso, che comunque è chiaro che la casa popolare al proprietario che è ancora titolare della proprietà non si può dare, perché ha delle regole credo universali, la regione toscana sicuramente lo è,
nessuno può far domanda in casa popolare se risulta che possiede ancora un immobile, anche se esecutato. Quindi il problema indubbiamente c'è, però a Livorno, pur non essendo diverse certo le leggi da altre parti, in linea di massima gli esecutati vengono buttati fuori dopo la vendita. Ancora resta il problema dell'ISE, cioè della certificazione, perché siccome l'ISE guarda ancora indietro, cioè al momento in cui hanno ancora proprietari, il problema esiste. Allora stiamo esaminando sempre a Livorno la possibilità di chiedere, e ovviamente questo riguarda il nazionale, di chiedere che l'ISE istantaneo è stato stabilito dal governo per il reddito di cittadinanza, cioè io posso chiedere che l'ISE fotografi la situazione attuale, non quella dell'anno precedente, del reddito dell'anno precedente, della proprietà dell'anno precedente. Se si potesse usare anche in questo caso, certo ci risolverebbe un sacco di problemi, sarebbe molto più semplice lavorare. E in questo senso, sempre al nazionale dell'Unione Inquilini, mi sento di rivolgere una preghiera. Noi quest'anno dovremmo restituire 600.000 euro dei 700.000 euro per la prima volta, che ci arrivano appunto per i morosi incolpevoli, inquilini, legge 124 nazionale e successive. Perché sono stati esclusi i proprietari di un'unica casa, la loro casa, se sono incolpevoli, cioè non è che se le sono mangiata fuori giocando che sono io ai cavalli. Questa cosa qui, se si riuscisse a ottenere una cosa del genere, semplificherebbe ulteriormente il problema. Perché, ripeto, io sono convinta che un po' in tutto il paese, prima o poi arriveremo, che gli inquilini incolpevoli ormai l'hanno ammazzato tutti, insomma, comunque si è andata, ce ne sono rimasti pochi. Ce n'è ancora, stati anche di qui, ma sono veramente un numero limitatissimo rispetto alle truppe cappellate che abbiamo avuto negli anni 2010, 11, 12, 13, 14, 15. E invece ho la sensazione che aumenteranno gli esecutati. Quindi è un problema di oggi, ma temo anche del domani. Se riuscissimo a correggere queste due cosucce, che non sono cosucce, l'ISE istantanea, e ripeto il discorso di usare il fondo della 124 e altri decreti a seguire anche per i proprietari esecutati, certamente sarebbe un problema risolto. Visto che il tema è solo questo, mi chiedo, mi auguro di poter dire poi qualcosa sul discorso della differenza tra la complicazione dell'articolo 8. Grazie. Grazie. E lui fa tutti, chi ha bisogno di prendere un caffè, c'è il bar aperto, Non per tutti, tutti si insieme. Non provateci. Luca. Corretto, se il Bergamo viene qui. Allora, io parlo un po', diciamo, non con ordine preciso, mi sono preso gli appunti, diciamo, su questa cosa. Allora, effettivamente come mentalità, noi siamo abituati allo sfratto dell'inquilino, però non è, è proprio, forse anche un caso, diciamo, italiano, perché mi ricordo quando si andava 4 anni fa, che era questo convegno internazionale a Parigi, c'erano anche, ad esempio, gli spagnoli. E in Spagna invece questa cosa degli esecutati, cioè di persone che avevano fatto, diciamo, mutuo e si trovavano fuori di casa, era molto più sentito, anche perché in Spagna, come diceva prima lui, come diceva il mio compagno, in Spagna in un certo periodo hanno iniziato a dare mutui a tutti, ma soprattutto mutui che non si potevano realmente sostenere, perché in realtà la questione era questa, che era proprio un giretto di soldi, di dire che do a tutti, però poi materialmente ed economicamente soprattutto non si sosteneva. Infatti ad oggi molte volte è più difficile avere un finanziamento, un mutuo, e se uno va a chiedere un finanziamento, un mutuo, non gli interessa neanche se tu hai un immobile o meno, perché rimangono male gli immobili, non sanno che farsene.
più che altro gli interessa il rapporto tra quanto incassi e quanto è avuto, perché se hanno proprio dei parametri e non si può, se non si possono superare. Sul fatto che diceva il compagno di Milano, effettivamente c'è stato un passaggio, io l'ho visto soprattutto in zona, in Pisa, diciamo, e proprio tra l'ufficiale giudiziario e l'ISBEC. Infatti lo raccontavo prima, c'era un ufficiale giudiziario di zona storico che diceva ormai queste cose le fanno lì, le fa l'ISBEC, che è l'istituto delle vendite giudiziarie, e sosteneva non sanno manco fare. Però effettivamente c'è stato, soprattutto almeno dalle nostre parti, un passaggio di mentalità, e il passaggio di mentalità ad esempio del dottor Zucconi, giudice di disattribuzione, che è stato ad oggi, io non so se c'è stata successione, però diciamo è l'unico che è rimasto, sembra l'altro l'hanno arrestato, è l'unico che è rimasto, che praticamente lui sostiene che l'immobile è libero, deve essere libero perché conviene di più. Cioè la mentalità è vale di più vuoto, che è questo soprattutto il caso. Quando un giudice pensa l'immobile, indipendentemente da qualsiasi legge, l'immobile è vale di più vuoto, e fa l'ordine. Basti, non ci sta a guardare. Vi posso anche, così si fanno anche degli altri argomenti, ricordare gli ultimi due, diciamo, casi che sono capitati, di una famiglia di un operaio che si è visto nel mobile esecutato, che è stata salvata da cosa, perché lui aveva avuto questi problemi economici e siamo riusciti, diciamo, a farcelo stare come inquilino. Cioè, nel senso, materialmente lui è diventato inquilino della sua casa esecutata, oppure, e questo fa capire il giro di soldi che gira adesso intorno alle esecuzioni, in questo senso, i soldi a chi intorno, un certo giro di persone c'è sempre stato intorno alle esecuzioni. Però mentre prima, nella mia esperienza, erano i soldi, ora è diventato un'industria. E qui mi sono trovato, ad esempio, in questa situazione successa qualche mese fa, prima dell'estate, un immobile praticamente di uno che aveva un'azienda, era fallito, e la questione era sull'immobile di casa. E la figlia è andata all'asta per riprenderlo, immobile che aveva un valore iniziale di 80.000 euro la prima insomma, incanto, dato deserto. È partito da 60.000 euro e ci siamo ritrovati in 5, cioè 5 soggetti che volevano un immobile. Perché? Perché avevano visto che aveva solo valore, erano 100 metri in una zona così. Infatti, ad esempio, si era presentato uno che non ha fatto rialzi. Perché? Perché sperava che non venisse nessuno, ti dava i soldi e via, così pigliava tutto col base d'asta. Cioè, mentre prima ci andava quello specializzato, ci sono anche giri particolari, quello che ti viene all'asta solo per farti rialzo e prendere i soldi sotto banco per levarsi intorno e non farti rialzare. Ora c'è anche questo giro, ci sono anche società che fanno queste cose e ti aiutano a agevolare in queste cose. Così è molto importante. Altro soggetto che appare sempre in queste situazioni perché Equitalia non ha il potere di eseguire, cioè di fare la procedura iniziale, però può intervenire. E così cosa succede? Arriva tranquillamente la banca e poi arriva Equitalia, come può essere successo, come succede. E altre cose, io secondo me però sarebbe interessante, il limite del possibile che si può fare, secondo me, alcuni soggetti, valutare ogni volta, se possibile, il superamento del tasso usurario. Perché molte volte il superamento del tasso usurario, siccome la legge funziona in questa maniera, io ti do 100, però te mi devi dare 130, ad esempio, perché? Perché 100 è il capitale e 30 invece sono gli interessi. La legge dice, il codice civile alla mano, che se te superi il tasso usurario, i 30 non te li devi prendere più. Il che può essere, però occorre, parliamoci francamente, una certa disponibilità finanziaria residua che c'è dentro, però può essere un modo anche di farlo, e può essere anche un modo, se un'associazione come la nostra ci punta, in alcuni casi
ci sono società che fanno preanalisi gratuitamente e dichiarano poi la pizza però pagamento. Ci sono anche grosse società che fanno questo genere. Sul cattivo pagatore effettivamente è un problema, poi rimane una specie di piaga, cioè tra di quello che è. Sugli stranieri sono d'accordo con lui, perché soprattutto, anche per un fatto stesso di mentalità, molte volte gli stranieri hanno, quello della mia esperienza, puntano a dire, piuttosto che dare l'affitto per una casa che è mia, allora punto sul mutuo, e soprattutto quei tassi bassi, come era, succedeva, e anche se poi non fanno l'esecuzione, prendono da un'altra parte. Cioè questo è anche un po' la mentalità, diciamo, almeno quello che ho visto. E ovviamente sì, prima del 2008 c'era le leggi, cose, ci sono sempre state. Ora andare a chiedere un finanziamento pubblico adesso è minimo, cioè prima era fare, l'hanno fatto prima del 2008, si parlava prima anche della Spagna, macchine in Italia, era tutto vicino. Poi mi sembra aver detto altre cose, l'ho detto un po' a destra a manca, però io quello degli interessi usurari dovrebbe essere anche un certo cavallo, perché ti permette, ed è questo l'ultimo cosa che volevo dire, perché molte volte il credito non è più della banca, ma viene deciso a un recupero crediti. Recupero crediti, se ne parlava prima, che molte volte acquista meno, cioè mi spiego, se a 100 ti può acquistare il credito a 10, 15, 20, che significa se una certa disponibilità può anche, come ho detto io, finisce anche a paventare l'idea di interesse usurario, può eventualmente cercare di riprendere la situazione. Queste sono cose che noi siamo non meno abituati, però effettivamente, come diceva Daria, gli esecutati, soprattutto su quelli di operaio che ha investito sulla sua casa e che si trova disoccupato, poi si può. Guarda, abbiamo ancora 8 minuti, se uno vuole fare un intervento, portare un punto di vista o vuol fare, altrimenti passiamo alla seconda fase. Aspetto 30 secondi. No, non ci sono volontari, grazie Bruno per l'intervento che hai fatto. Chiamo Guido Lanciano per un approfondimento sulla questione del social housing, un tema rilevantissimo che credo che ci tocca in tutte le città, anche perché diventa l'asse fondamentale, diciamo, del neo intervento della speculazione immobiliare, così da un posto di plana. No, è mezz'ora.